30 anni, determinato, con una grande energia e voglia di fare, ma soprattutto è un ragazzo dal cuore generoso, capace di coinvolgere e trasmettere emozioni, con un grande talento per il disegno e la manualità che aveva fin dai tempi della scuola. Di giorno fa legname nell'azienda di famiglia, di notte fa il pittore e dipinge, una passione che lo ha portato a farsi conoscere ad un pubblico sempre più ampio, attento e sensibile ai dettagli. Simone Travaglini, in arte Travart. Simone, quando hai realizzato il suo primo disegno? Ho sempre dimostrato abilità nel disegnare fin dai primi anni di scuola, ma mi sono imbattuto su una tela all'incirca all'età di 18-20 anni, acquistata da mio padre come regalo, e ho voluto provare a dipingere con pennelli e colori ad olio. Questa sfida è stata di grande successo, credo che quello sia il punto di partenza di tutte le mie opere successive. Io spazio dai murales al disegno su carta, alla pittura su tela o su tavola. Adopero tecniche differenti, esigenze magari dettate dal caso, oppure da una sperimentazione mia personale per migliorare ancora di più le tecniche che già riesco ad adoperare nelle diverse opere. Lei ha realizzato un importante murales per Mondolfo. Sì, nel 2020 sono stato incaricata ad eseguire dei murales sotto proposta di Filippo Sorcinelli, che attraverso la sua iniziativa Mondolfo Galleria Senza Soffitto mi ha dato modo di esprimermi attraverso una parete con bombolette spray. L'opera, di dimensioni circa di 4 metri per 4, ha riscosso grandissimo successo. L'immagine è stata poi riprodotta su tela per darle modo di renderla eterna. Perché ha deciso di rappresentarlo in questa maniera? Perché volevo rappresentare il nuovo uomo ideale del mondo di oggi, e cioè un uomo che non è più perfetto per la sua forma fisica, ma è perfetto se è al passo coi tempi. L'immagine, che tra l'altro riporta anche concetti del passare del tempo, come le frasi riportate scritte sul muro, oppure l'ombra dell'edificio accanto a dove si trova il murales scorre sul muro dipinto, è tutta dimostrazione di un tempo che scorre, quindi bisogna adattarsi alle mutazioni che porta. Oltre a questo ce ne sono altri? All'interno delle mura di Mondolfo sono presenti altri due miei murales, di cui uno è una raffigurazione di un disegno di Giancarlo Pucci, noto artista fanese, il cui disegno è stato stravolto leggermente per richiamare una storia vera di Mondolfo, Mezza Faccia. Il terzo murales che ho realizzato è una raffigurazione di una mano, di oggetti ad utilizzo di tecnico del disegno, attorno all'ingresso di uno studio tecnico conosciuto qui in paese. Ad oggi il concetto di artigianalità sta scomparendo. Sì, lavorando in un'azienda artigiana di famiglia vedo con i miei occhi che l'artigianalità, per quanto pregiata sia, viene sempre più lasciata in secondo piano. Lei dice: l'errore per me è un'affascinante imperfezione. Che cosa vuol dire? L'errore, lavorando a mano, a volte è inevitabile, però questo errore sulle tele dimostra un lavoro, uno studio dietro per ricercare un miglioramento di se stessi, anche del prodotto finale. Quindi non mi dispiace se in qualche mia opera si vedono una piccola correzione, un piccolo difetto. Si tratta di una dimostrazione di manifattura originale. Simone, buon lavoro e buona continuazione. Grazie mille, mi troverete sempre all'opera.